Il progetto Italian Wonder Brush, questo quintetto, nasce dal desiderio di unire il lavoro orchestrale con il lavoro solistico. E quindi cosa c'è di meglio che fare un quintetto di musica da camera? Il divertimento nel suonare in quintetto è dato dal fatto che è la nostra vita quotidiana assieme che passa per la fase musicale della giornata, che sono le prove o il concerto o la registrazione di un disco, qualunque cosa. Famiglia di musicisti, nella quale dal lato della madre c'è una tradizione di musicisti che va indietro di vari secoli. Comunque stiamo facendo delle ricerche, ci sono compositori, violinisti, un mio quadris nonno era a spalla a Meiningen e ha suonato anche sotto Strauss, tra le altre cose. Cerco di fare, ma purtroppo non è sempre possibile fare, è di verificare in ogni istante se quello che tu stai facendo ben sta insieme al lavoro degli altri, e questa cosa la puoi fare istante per istante, quindi ci vuole sempre una vigilanza del momento, proprio un carpe diem costante per poter fare del proprio meglio in quel momento. La storia incomincia a Courmayeur, dove vengo io nella banda musicale. C'è una piccola storia, che diciamo che a quei tempi o andavo alla banda o andavo a sciare, essendo che non ho proprio il fisico prestante del sciatore. Mia mamma, io e mia sorella ci hanno mandato alla banda. Formazione del quintetto in sé può essere molto popolare alla fine, perché cinque ottoni sono le fondamenta, la base portante di una banda, di una qualsiasi banda, che l'Italia è piena di bande, tutti i paesi hanno una banda, no? Alle volte succede che solo uno di noi dice: questo pezzo lo adoro, veramente mi piace tantissimo. E allora tutti gli altri assecondano questo entusiasmo che viene trasmesso da uno di noi e si presenta al pubblico. Questo pezzo andrà sicuramente in concerto. E di
dietro a questo progetto c'è anche il desiderio di allargare e di ampliare il repertorio per quintetto d'ottoni o per ottoni in generale, che è molto carente, per poi lasciare questo testimone ai ragazzi che stanno iniziando o che inizieranno. Sotto o lì in cima alla scalinata? Ma state parlando del concerto? Lì ancora c'è lui. La ripresa di fuori. No, il concerto. Mm-hmm.